Castiglione del Lago è candidata a Comune Europeo dello Sport per l'anno 2022. La scorsa settimana abbiamo avuto il piacere di ospitare i commissari di Aces Italia e un commissario di ANCI Italia per la candidatura del nostro comune a Comune Europeo dello Sport. Perché Castiglione del Lago si vuole candidare a Comune Europeo dello Sport? Perché noi riteniamo che sport e ambiente siano un connubio fondamentale nel nostro territorio, un territorio che può definirsi un impianto sportivo a cielo aperto, grazie al lago e grazie alle splendide colline del Trasimeno. E quindi qui attività sportive che vanno dal trekking, dalle camminate, alla bici, alla vela, al kitesurf, al SUP e altre ancora sono veramente la quotidianità nel nostro territorio. Inoltre, il nostro tessuto associativo è veramente la forza di questo territorio. Oltre 50 associazioni che tutti i giorni organizzano corsi per i bambini dai più piccoli, 3-4 anni, fino a 18 anni, e poi l'attività non si ferma qui perché è possibile poi proseguirla anche in età più avanzata. Proposte anche che guardano alla disabilità, all'inclusione e le persone anziane, quindi una proposta tutto tondo, grazie appunto a quello che viene fatto da tutte le associazioni. Quindi noi crediamo che Castiglione del Lago appunto sia degna di rappresentare non solo in Italia ma in tutta Europa il titolo di Comune Europeo dello Sport. Ci crediamo fortemente e questo ce l'hanno dimostrato ancora di più le associazioni che si sono messe a disposizione nella visita dei commissari ACES e ANCI nei 2 giorni del 18 e 19 settembre. Abbiamo avuto la possibilità di visitare il Crossodromo di Gioiella, un impianto che ha avuto fasti internazionali nel più recente passato. Abbiamo avuto la possibilità di visitare il Club Bellico Castiglione, che solo quest'anno ha ospitato oltre 200 ragazzi di tutte le età per i propri corsi sul lago Trasimeno. E poi naturalmente non mancano le attività più classiche come il calcio, il basket e la pallavolo. Quest'anno avremo una squadra che disputerà il campionato di eccellenza e lotterà per il titolo sperando in un posto in Serie D. La nostra squadra femminile affronterà il campionato di B2 e nel passato appunto più glorioso abbiamo avuto anche la Serie A di pallavolo maschile. E poi l'atletica leggera, il nuoto, il karate, tantissime discipline. Una nota particolare per quanto riguarda le discipline dell'acqua, ho già parlato del club bellico, ma anche il kitesurf, una disciplina nuova che è andata a sostituire il più classico surf, che è molto sviluppata nel Trasimeno. Abbiamo un'associazione, la Kite Maniac, che ha tantissimi iscritti, oltre 100 iscritti. Quindi un territorio che vive e respira sport. Credo che questo l'abbiamo dimostrato ampiamente ai commissari ed è questo che vorremmo ancora fare. Nel 2022 prepareremo un programma ricco di eventi che andranno non solo da appunto le manifestazioni sportive in senso stretto, ma anche che legheranno sport e cultura, perché questo è appunto uno degli obiettivi della nostra amministrazione. Crediamo che Castiglione del Lago debba essere Comune Europeo dello Sport per il 2022.